Si svolgerà in Italia, a Napoli, la prima fase della terza stagione dell'International Swimming League. La prima delle tre fasi della stagione 3 vedrà i 10 club ISL competere dal 26 agosto al 30 settembre presso la piscina Felice Scandone di Fuorigrotta, in un ambiente simile a quello della bolla della stagione ISL dello scorso anno a Budapest. A parlarci dell'evento il responsabile organizzativo Marco Aloi. Tantissime gare in più. Tantissimi nuotatori in più rispetto alla prima edizione, ci sono 320 nuotatori, ci sono 22 giornate gara, ci sarà una copertura mediatica importantissima per 6 settimane. Tutti questi grandi campioni saranno in città, saranno nella nostra regione. Solo dal punto di vista alberghiero, di produzione televisiva, per quello che è l'indotto, portiamo circa 10 milioni di euro su questo territorio. Alle arcate il party di presentazione, alla presenza dell'assessore allo sport Ciro Borriello. Parliamo di qualcosa di straordinario, una sorta di campionato del mondo, insomma, dove ci saranno i migliori atleti nuotatori nelle nostre due vasche. A Scandone oggi è un impianto sportivo di primissimo livello, hanno scelto ancora Napoli per fare questa manifestazione. Questo è un motivo d'orgoglio per la città, per la nostra amministrazione, per tutto ciò che è stato il lascito delle università. No, riuscire a riqualificare la Scandone è stato uno degli eventi più belli e una delle imprese più straordinarie che abbiamo compiuto. Sponsor dell'iniziativa, come nella prima edizione, la BCC Napoli del presidente Amedeo Manzo. Accompagniamo come Banca di Credito Cooperativo di Napoli questa grande iniziativa che porterà una decina di milioni di investimenti nella nostra città, verranno atleti, utilizzeremo naturalmente strutture alberghiere, ristoranti, trasporti, cioè quella grande spirale positiva che naturalmente una banca deve in maniera propulsiva provocare, quindi non soltanto credito, ma comunità. Tra gli ospiti della serata si segnalano il presidente EAB De Gregorio e il presidente della Camera di Commercio Fiola. Questa iniziativa dei campionati mondiali di nuoto è una bellissima iniziativa. Anche le aziende di trasporto fanno la loro parte mettendo a disposizione 10 pullman per appunto il trasporto. Insomma, mi sembrano delle cose interessanti in una continuità, cerchiamo di fare dei passi in avanti. Un grande evento che accompagna i grandi eventi che sta preparando la Camera di Commercio. La Camera di Commercio parte da 43 milioni di euro di bandi, due già in essere, altri 3 o 4 li presenteremo fra 15 giorni in conferenza stampa, insomma un mondo che si muove.